Ciao a tutti amici e bentornati su TecnoAndroid.it. Oggi torniamo a parlare di gaming con Red Magic 6R. Si tratta del nuovissimo dispositivo presentato dall'azienda subito dopo l'uscita del Red Magic 6 e del 6 Pro, che sono i diretti fratelli maggiori di questo modello e con i quali condivide la maggior parte delle funzioni. Tra queste troviamo appunto lo stesso Snapdragon 888, l'Adreno 660 che muove i fratelli maggiori, ma su questo device comunque sono stati fatti determinati sacrifici, soprattutto per tagliare il prezzo e per proporre un device competitivo per il gaming nella fascia medio-alta del mercato invece che poi top di gamma. Ma scopriamo meglio i suoi pregi, i suoi difetti, subito dopo la sigla! Questo Red Magic 6R non sia completamente ed esclusivamente dedicato al gaming è forse un bene, sia perché riesce ad essere meno estremo nella sua configurazione grafica e di design, sia perché riesce ad aprirsi ad un'utenza molto molto più ampia rispetto ai fratelli maggiori. Troviamo ovviamente tantissimi elementi che richiamano al mondo del gaming, a partire da queste grafiche laterali fino al logo qui al centro e in basso, ma soprattutto nell'utilizzo di una back cover in vetro temperato e un frame in alluminio veramente ben rifinito, praticamente alla perfezione. Troviamo una rifinitura piatta, una specie di scalanatura che va verso l'interno, che aiuta il grip non solo durante l'utilizzo quotidiano, ma soprattutto durante il gaming. A guadagnarne però non è solamente l'aspetto del design, ma anche poi quello delle dimensioni. Troviamo uno spessore di 7,8 mm rispetto ai 9,4 del fratello maggiore e soprattutto un peso piuma di 186 grammi. Dico peso piuma perché rispetto alla categoria, che si attesta sempre a valori superiori a 200 grammi, come ad esempio i fratelli maggiori che stanno sui 220 grammi, questo è veramente un peso ottimale non solo perché ci affatica di meno durante le sessioni di gaming, ma anche perché risulta perfettamente utilizzabile perfino durante il giorno. Sulla parte posteriore troviamo un connettore USB Type-C per connessione, uscita video e anche per ricarica, uno slot con doppia SIM senza supporto per la microSD di espansione, microfono altoparlante singolo. Sulla parte sinistra semplicemente le varie antennine del 5G, parte superiore microfono e parte destra invece la vera chicca, che poi andremo ad analizzare molto più nel dettaglio. Bilanciere del volume, tasto di accensione e spegnimento e trigger laterali dotati di supporto al touch, supporto alla vibrazione per il gaming. Ovviamente, come potete vedere, la fotocamera, il modulo della fotocamera sporge moltissimo rispetto poi al frame generale, il che dà un'ottima presa, un'ottima sensazione di grip mentre si tiene in mano, ma dà comunque leggermente fastidio, soprattutto se poi andiamo ad utilizzare la cover o se lo utilizziamo senza cover su un tavolo. Sotto il profilo del display siamo veramente in una botte di ferro. Troviamo un pannello da 6,67 pollici con risoluzione Full HD di 1080x2400 pixel. Ma quello che colpisce di più ovviamente è il refresh rate. Un refresh rate di massimo a 144 Hz, che ovviamente presenta anche una modalità adattiva che riesce a portare lo schermo a frequenze intermedie di 60, 90, 120 e 144 Hz. Il nostro consiglio è quello di utilizzare la modalità 144 Hz solamente per giocare e poi normalmente per l'utilizzo giornaliero e portarla a 90 o 120 Hz per evitare di consumare troppa batteria. È supportata anche una frequenza di aggiornamento al tocco da 360 Hz, ovviamente dedicata al mondo del gaming. Invece per quanto riguarda i colori sono estremamente fedeli, con una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Appunto, i colori sono contrastati in maniera eccellente e soprattutto lo schermo AMOLED riesce a rendere i neri e soprattutto le transizioni di colori veramente perfette e soprattutto molto molto profonde. Rimanendo in tema di display, parliamo dello sblocco con impronta digitale integrato sotto al pannello. Si tratta di uno sblocco veramente ultra veloce che si è dimostrato affidabile nel nostro test di 100 sblocchi, è riuscito a sbloccare il telefono per 100 volte su 100, quindi un riconoscimento e un'affidabilità veramente ottima e al top della categoria.
e soprattutto la velocità di sblocco. Sarà ovviamente anche lo schermo, il refresh rate, che rende tutto un po' più veloce, ma lo sblocco è praticamente istantaneo. Diamo una rapida occhiata alle specifiche del telefono prima di passare effettivamente all'argomento che più interessa, ovviamente quello del gaming. Troviamo a bordo Android 11 basato su una versione del software Red Magic OS 4.0 che purtroppo si riflette in dei menu e delle grafiche, degli stili grafici molto diversi da quello a cui siamo effettivamente abituati. Si tratta di uno stile grafico che in questo caso è impostato su una modalità normale e ci sono anche poi temi più orientati al gaming che sono ancora più strani e meno usuali da vedere su dei telefoni, però dal punto di vista prestazionale è veramente perfetto e ultra veloce in ogni circostanza. Purtroppo alcune sezioni e alcuni piccoli particolari non sono tradotti proprio alla perfezione, però sono sicuro che con successivi aggiornamenti verranno sistemati anche questi piccoli particolari. Tornando alle specifiche, appunto, troviamo uno Snapdragon 888, 8 GB di RAM, LPDDR5, 128 GB di memoria interna UFS 1.0, Android 11 l'abbiamo già detto, e aggiornamenti di sicurezza di Android con le patch di sicurezza al 1 maggio 2021. Si tratta di una dotazione hardware, software estremamente completa a cui non manca assolutamente niente e che integra poi al proprio interno anche tutta una sezione relativa al gaming e a tutte le sue possibili impostazioni. Come abbiamo visto, non sono poche le soluzioni adottate per migliorare l'elemento gaming integrato all'interno dello smartphone, e tra questi troviamo il Game Center. Si tratta di un menu che è possibile attivare semplicemente swipando da destra verso sinistra, e attraverso il quale possiamo andare a selezionare tutta una serie di impostazioni legate al gaming. Qui sulla sinistra troviamo le varie informazioni sull'utilizzo della CPU, della GPU e della rete. Qui possiamo impostare e regolare la luminosità dello schermo, e attraverso invece queste modalità rapide è possibile attivare e switchare le varie possibilità di refresh rate da 144 fino a 60 Hz. È possibile attivare l'assistente alla visuale con vari mirini integrati all'interno dello schermo che poi non vanno mai a cambiare, mai a scomparire, a meno che non lo decidiamo noi. Possiamo anche impostare un tasto rapido per la registrazione veloce. Possiamo impostare soprattutto, questo qui è un elemento molto importante, delle macro per poi attivare delle operazioni rapide all'interno del gioco, registrare lo schermo, impostare ovviamente un controller, ma anche e soprattutto un miglioramento relativo al gioco con un aumento delle prestazioni e l'attivazione o la disattivazione dei tasti laterali presenti qui sopra. Si tratta di tasti touch con supporto alla vibrazione e che presentano una frequenza di aggiornamento al tocco da 400 Hz. Si possono attivare appunto attraverso questo pulsante rapido e il feedback di vibrazione può essere attivato o disattivato attraverso questo cursore. Con invece questa modalità possiamo andare a scegliere l'azione che va ad attivare il relativo tasto, dal singolo tocco al doppio tocco fino poi a poter registrare delle macro con combinazioni di tasti per attivare delle funzionalità speciali. Anche qui in basso è possibile regolare la sensibilità dei tasti, e qui ovviamente vediamo una traduzione un po' strana con bassa, velocità bassa, normale e chiaro, però ovviamente è semplice e si può tranquillamente intuire il loro significato. Quindi ottima questa funzione che è completamente supportata su praticamente tantissimi giochi, tra i quali anche COD Mobile, questo che vedete qui in sovrimpressione, e vi permetteranno di attivare tante belle funzioni e soprattutto di essere molto più veloci durante le partite. Da un punto di vista prestazionale, lo Snapdragon 888, come abbiamo già visto su altri modelli e su altri brand, non è proprio il massimo come ottimizzazione delle temperature e della gestione del calore. Ovviamente, da un punto di vista prestazionale, è il migliore attualmente sul mercato,
con delle prestazioni sia sotto benchmark che poi in gaming perfette in ogni occasione, e questo Red Magic 6R riesce a spremerlo fino in fondo come processore grazie soprattutto ai diversi metodi utilizzati per la dissipazione del calore, che però nonostante tutto non riesce a tenere in testa il calore sviluppato. Per adesso il processore che è riuscito a sviluppare più calore in assoluto tra tutti quelli che ho provato, raggiungendo addirittura i 58-60 gradi in gioco, che lo rendono davvero un piccolo fornelletto. È fastidioso quando si ha in mano un apparecchio così caldo, soprattutto da una parte perché si va a sudare, ma anche perché a lungo andare avere una sensazione di calore troppo eccessiva sulle mani può dare veramente molto fastidio. Dal punto di vista proprio stazionale, anche nei giochi più pesanti, in tutti gli sparatutto, COD Mobile, Asphalt, qualsiasi gioco girerà al massimo delle proprie capacità senza avere in nessun caso drop di FPS, neanche sotto registrazione. Ma veniamo adesso a due degli aspetti che meno ci hanno convinto di questo Red Magic 6R, ovvero il primo di questi è il lato audio. Lato audio per il quale troviamo un altoparlante sul lato sinistro inferiore dello smartphone, che presenta una qualità accettabile sia sotto il profilo del volume che della qualità per l'utilizzo giornaliero, ma che quando si parla di gaming purtroppo diventa assolutamente inutile. Infatti, utilizzando il telefono in questo modo, sia per sfruttare i grilletti che poi per reggere il telefono mentre si gioca, inevitabilmente si va a coprire questa feritoia e arrivando addirittura a mutare completamente l'audio nonostante sia al 100%. Quindi una soluzione che purtroppo non funziona su questo device, sarebbe stato preferibile avere sulla parte destra. L'unico modo per porvi rimedio è utilizzare l'adattatore incluso all'interno della confezione, con USB Type-C da una parte e jack da 3,5 mm dall'altra, e che ovviamente preclude la possibilità di caricare il telefono mentre si gioca, ma almeno ci permette di utilizzare delle cuffie cablate durante le sessioni di gioco. L'altro aspetto è quello della batteria, con una batteria inclusa da 4200 mAh con ricarica rapida a 30 W. All'interno della confezione troviamo il caricabatterie, che devo dire è molto compatto e anche leggero, e il cavo presenta una colorazione rossa molto in stile gaming. La batteria si ricarica interamente in circa un'ora, tuttavia la gestione della batteria non è affatto tra le migliori. Infatti, parlando sempre sotto il profilo del gaming, troviamo dei consumi orientati intorno al 10, 12, 13% per ogni mezz'ora di utilizzo. Tuttavia, nell'utilizzo giornaliero, nell'utilizzo quotidiano, con tutto quello che un utente normale può andare a utilizzare, a fine giornata ci si arriva, a patto che non si vadano ad attivare tutte quelle funzioni relative al gaming, come 144 Hz di refresh rate, come i grilletti, lo spazio giochi, che non si vada a stressare troppo la temperatura del device. Come abbiamo già visto durante la parte relativa al design, il camera bump di questo Red Magic 6R è veramente molto importante. Stiamo parlando di circa 2 mm di spessore, oltre il normale spessore del telefono, e comunque da un punto di vista estetico è realizzato veramente bene, sia perché presenta queste rifiniture molto particolari, sia perché presenta un materiale che riconduce all'alluminio del frame laterale. Ma parliamo di fotocamere vere e proprie. Il modulo posteriore ne possiede 4, la principale da 64 megapixel, la secondaria ultra grandangolare da 8 megapixel e poi altre due macro e per sensori di profondità da 2 megapixel e 5 megapixel. Sulla parte anteriore al centro troviamo una fotocamera inserita all'interno del pinhole, che possiede anche una sorta di anello riflettente che la fa notare ancora di più, nonostante non sia troppo grande come di dimensioni, e possiede una risoluzione di 16 megapixel con un'apertura f2.0. La fotocamera principale devo dire che mi ha davvero stupito, grazie a una resa estremamente naturale non solo di colori, ma anche ad una buona risoluzione e una buona gestione delle situazioni più difficili come controluce o come situazioni di luce intensa. Andando ad utilizzare lo zoom fino a un livello 5x, la risoluzione rimane abbondante
e la foto è perfettamente utilizzabile anche con dei buoni colori. Arrivando invece al 10x, la foto comincia a rovinarsi abbastanza a causa di un non utilizzo del contrasto eccessivo. Le fotografie della fotocamera grandangolare purtroppo non sono il massimo, soprattutto a causa di una risoluzione un po' troppo bassa e di un'esposizione che tende a sottoesporre la fotografia, mentre per quanto riguarda la fotocamera macro troviamo delle buone fotografie sia con lo sfocato sia per vicinanza al soggetto. Sotto il lato video la risoluzione arriva fino a 4K a 60 frame per secondo, ma è possibile registrare anche in 8K, tuttavia la registrazione migliore è quella in 4K, e trovo che sia in linea con gli altri top di gamma del mercato, non ultra, grazie anche ad una ottima risoluzione e a una buona esposizione e riconoscimento del soggetto. Red Magic 6R arriverà sul mercato in Italia il 22 giugno ad un prezzo consigliato di 499 € per la versione 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Si tratta di 100 € in meno rispetto al Red Magic 6, 200 € in meno rispetto al 6 Pro, e la domanda che sorge spontanea ovviamente è: conviene comprare questo e perché si dovrebbe comprare questo modello invece che i fratelli maggiori? La risposta più semplice è che questo modello risulta molto più utilizzabile rispetto agli altri due, anche nella quotidianità, insomma, quando si porta in giro, quando si va a guardare un film, quando si ascolta della musica, essendo il design meno estremo, più sottile e soprattutto molto molto leggero. Questo ovviamente è permesso al costo, come abbiamo visto, di una temperatura maggiorata e di una dissipazione del calore meno efficiente, che lo rende un telefono meno orientato esclusivamente al gaming e invece adatto anche a tanti altri utilizzi. Per questa recensione è tutto, io vi ricordo di iscrivervi qui sotto cliccando sulla campanellina per non perdervi le nostre prossime recensioni, e se aveste dubbi o domande o chiarimenti riguardo questo prodotto, fatecele nei commenti e vi risponderemo il prima possibile. Un saluto a tutti, da Filippo e da TechnoAndroid.it.